Lola? Dimmi. Senti un attimo, si vede cosa sta facendo. Ciao Lola, ciao. 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 Abbiamo un cliente molto esigente, no? Dimmi, parla. Lola, abbiamo un cliente molto esigente e... Modifiche. Piastra del vericello, attacco del vericello. Abbiamo un cliente molto esigente, no? Lui dice no, ma non uso mai il vericello perché noi abbiamo il 4x4, dopo quel giorno che dovrà usare il vericello mi viene rimpianto. Hai il credito? Sì, il credito. Normale, tutto artigianale. Piano, mi raccomando, anzi, ascolta che guardiamo dice Enrico perché... sta montando. Enrico, non dice niente. Niente. Meglio che non parla. Meglio non parlare. Aspetta, relax. E come vediamo Massimiliano in saldatura, riposo, modifiche. Enrico Gai Buema però se Dio cabalare bene tutti i fili, questo sì. Ah, dobbiamo cambiare poi i fari, no? Sì. Fari, sì. 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 Andiamo a vedere i fari, andiamo a vedere i fari nuovi. I fari nuovi che verranno montati. Mirko, responsabile trattori. Andrea, responsabile tutto quello che è Turbo Abarth. Responsabile. Qua abbiamo un altro grande meccanico che si aggira alla macchina del caffè, questi sono i fari, i fanali che noi monteremo, probabilmente ci saranno questi per quanto riguarda la parte sotto e il padellone sopra che dovrebbe essere questo qua, gran bei fanali della Oz. Mirko all'opera. Ovviamente lui è uno dei responsabili per quanto riguarda, ciao Mirko, per quanto riguarda i trattori in particolar modo, vero? Poi, ci impegniamo. Sì, sì, ma vedo anche i motori di camion. Guardate che ne ha uno verso in questo momento, cos'è un bagno? Scania. Ah, Scania. Scania cos'è? Uno? 6 cilindri. 8 cilindri a V. Che da qua non lo vedo bene. Alimentato a olio di colza. Alimentato a olio di colza? Ma veramente? Ma perché è la scelta del proprietario o è perché va proprio... Sì, va a olio di colza, può andare... su una carrozzeria. Per far andare i motori della carrozzeria, per il carro elettrico. Ah, solo motore quindi? Non è quindi su un camion? No, su un generatore di corrente. Perché... Spettacolo. Sì, un 8 cilindri. Grandi urli. Qua torniamo al nostro mezzo in lavorazione, stiamo andando avanti bene, adesso questo fine settimana saremo a Francoforte alla fiera di Abenteuer, all'All Road Abenteuer, a Bad Kissingen, per vedere un attimino cosa troviamo per questo Unimog. Un po' di pezzi, un po' di ricambi. Ecco che vediamo le nuove molle, nuovissime molle spettacolari, notare il numero di spirali con l'ammortizzatore nuovo.
dovrebbe essere più performante rispetto a quelli originali. La stessa cosa vale per l'anteriore. Le molle non sono progressive, però credo che la scelta sia giusta, visto il peso e visto il lavoro che dovrà affrontare. Lorenza è al lavoro con il trattamento vernice antiruggine dopo aver lavorato con il prodotto appunto antiruggine. Stiamo preparando tutto il telaio. La scelta era di portarlo in verniciatura, ma visto che il camion non si può muovere da qua, preferiamo anticipare i tempi lavorandolo noi, cercando di essere più pignoli possibili, eliminando qualsiasi traccia di ruggine. È comunque un lavoro importante. Doppio alternatore, 100 ampere, l'1, i 200 ampere in carica, buttati al 30%, questa è la posizione del bodicello, ovviamente sarà tutta la piastra attaccata al telaio per avere massima potenza di tiro. Infatti i supporti, eccoli qua, che vengono fatti, vengono fissati appunto al telaio in maniera solidale, in maniera che il tiro sia garantito. Vediamo una domanda. Seriamente, dito che tegna sto qua al ricello. Guarda, quel giorno che una nave si infangherà da qualche parte dove andrete voi in Australia, in Burkina Faso, tu chiamerai e gli dirai: ascolti comandante, io ho un vericello che potrebbe anche fare la fuori da lì. Sì, sì, certo. Sì. Quanti lui metri? Lui dirà, ma guardi che si spezzerà il vericello e tu gli risponderai: è più probabile che toglieremo il culo alla nave che il vericello non viene. Grazie Massimiliano per avermi ragguagliato e così rincuorato anche su questa un cosa. Un centimetro di spessore. Megoglioni. Esatto. Adesso qua è tutto tanta roba. Tanta roba. Sì, sono gli spessori perché dopo voi vedete la vernice e quelli dopo vanno tolti. Perfetto. E altrimenti se mi la posso massare giusto dopo non mettermi più su. Perfetto. Nuovo supporto di filtri di gasolio. Viene messo sicuramente in una posizione più comoda per intervenire e allo stesso tempo creare spazio. Tra l'altro io li avevo nella posizione originale, ma si erano dissaldati durante il viaggio, erano più o meno attaccati al motore in questa zona, esattamente più o meno in questa zona qua. Siamo a casa Lola, cosa hai detto? Andiamo. Dito stufa? Non ti dici niente, eh? Macchina guerra Lola. Macchina guerra stanca. Mai stanca. Mai stanca. Da ieri sono stanca. Dito, mantieni gli spessori, come dicevo prima, così. Per avere quella tolleranza minima per poterli inserire. Bene. Dai. Bene. Scusi lei, una domanda al volo. Ecco. Ci può raccontare la sua esperienza qui alla D-Max per fino ad oggi? La famiglia, che dire? Beh, mi sento a casa. Pensavo che stessi tornando con la mia azienda.
Beh, quello fa parte dell'insieme. Una bellissima considerazione. Una risposta che... Grande, grande. Dai. Freestyle. È diffidente, no? Dell'operato della D-Max, mio, di Massimiliano anche. E di il signor Enrico. Enrico. E mi chiedeva se il supporto che abbiamo fatto dopo faceva sul durundulé, no? Pongo allora, sempre dei dubbi. Beh, su... certo. Enrico mi consiglia di saldare un traverso dietro per evitare quella. Okay. Sì, ma ha fatto vedere un lamierino. Molto tecnico, eh? Un lamierino che a guardarlo si stava soffiando di sopra, capito? Sì. Scusa, adesso parrebbe questa nuova posizione. Sì. Come fa? Fa? E vediamo un po' se fa brrr. Ma che fa tecnicamente? Sai che non serve questa piastra qua? Dimmi. Se tu tagganzi il bollicello, che casomai, attacchi la taglia all'altro. Faccio la taglia e mi attacco qua. Poi attaccarlo pure qua, non attaccarlo sulla campana. Direttamente. La taglia la attacchiamo lì, però questo mi sembra molto solidale. Scusa, ecco, gli occhiali li ho lasciati in camera, comunque... Ah già, è vero. Fidati che i lavori stanno proseguendo a regola d'arte. No, mi piace. Voto che porta via, che ho perdito. Sì, eh. Anche sì, questo? Anche questo? Avevo pensato che era a posto, via. Potrei andare a provarlo con i tocchi. No. Perché io, ma io ho zappi in trio? Sì. Quindi se Sara... Ecco. Wow. Potrò passare con H, con eccezionale. Vai, vernice.